dicembre ho avuto la più grande delusione, perché quando tutti gli organizzatori italiani erano a favore del trofeo Matteotti per i 70 anni, e stranamente non decidevano, ed è stata una cosa molto strana perché si è prolungato per diversi giorni, perché evidentemente sapevano già che doveva andare in Piemonte, e diciamo che eravamo quasi certi, ma lo erano anche i nostri, diciamo, colleghi. Poi siccome, come tante volte succede, è uscito qualcosa di più importante, e chiaramente davanti all'interesse l'amor mi passa. Quindi siamo rimasti veramente delusi, ma non solo io deluso per i miei collaboratori, per tutte le persone che sono legate al trofeo Matteotti, e la popolazione di Pescara, a prescindere se ci va o non ci va, si chiede il Matteotti quando si fa, il Matteotti si è fatto, perché diventa quasi una questione familiare. Facciamo buon viso a cattivo gioco, io avevo fatto una promessa e io le promesse le ho sempre mantenute, e quindi il 70esimo si andrà a fare. E politicamente, dico la verità, forse potremmo avere un riconoscimento, perché sono stato autorizzato a dirlo. Molto probabilmente alla presentazione verrà il ministro Lotti. Tutti questi anni l'interesse l'ho sempre visto, l'ho toccato, e anche perché sapevano che il trofeo Matteotti era un palcoscenico importante, perché col trofeo Matteotti molti hanno avuto dei successi, ma spesso diciamo, quando li avevamo un po' contro, questi successi non li avevano più. Quindi il trofeo Matteotti ha dimostrato anche di essere forte fino in fondo, perché noi abbiamo uno spettacolo mediatico che non è più come quando era 30 anni fa, che c'erano migliaia e migliaia di persone, perché adesso anche allo stadio, il Pescara quando giocava 20 anni fa c'erano 43.000 persone, adesso ce ne sono 18.000, però ti dice un presidente: tanto mi bastano i milioni che prendo dalla federazione. Noi non li prendiamo questi soldi, noi non prendiamo niente. Ieri abbiamo pagato 20.000 euro per il Montepemi, cioè noi diamo casomai, ma non riceviamo niente. Quindi è chiaro che un po' di aiuto lo riceviamo, lo dovremmo ricevere dal comune e dalla regione, perché la provincia ormai, anzi, qualcosa che hanno messo 3 anni fa in bilancio, non si sa perché, sono spariti. Il Matteotti, un'altra possibilità di fare il campionato italiano, se la darà oppure no? Cioè, ci riproverà il trofeo Matteotti? Ah, io credo che il trofeo Matteotti, detto di tante persone che forse ne capiscono più di me al nord, che organizzano gare, potrebbe fare in qualsiasi anno, in qualsiasi momento lo potrebbe chiedere. Quindi io sostengo che è stato fatto un grande torto all'Abruzzo.